Siamo alla Chiesa Madre di Rioniro, nella settecentesca cappella che una volta fungiva da, eh, questo oggi è il transetto, ma una volta in realtà la chiesa vera e propria. Quindi in seguito agli ampliamenti questa è, di, è diventato tutt'oggi il transetto e siamo in compagnia del maestro Giuseppe Scibelli, del parroco Don Giuseppe Cacosso e di uno dei membri del curo della, della, della parrocchia San Marco Evangelista Peppino Prudente. Siamo qui per fare una breve intervista circa il concerto che dal titolo Verbum caro factum est, quindi come il brano ci ha, che ci ha anticipato Giuseppe, il titolo si rifà ad un brano celebre scritto dal, dal maestro Frisina e che sarà al centro del, del prossimo concerto che si terrà qui in Chiesa Madre il 30 dicembre alle ore 19. Ne approfitto per chiedere a Giuseppe eh, quali sono un po' i pezzi in generale che saranno eseguiti dal coro e dall'orchestra e eh, una, qual è la sua impressione. Ormai a, mh, a più riprese possiamo dire che questo, questo concerto non è eh, il battesimo del fuoco, ma c'è già, già stato un periodo di rodaggio. Quindi, quali sono state le sue impressioni? Bene, innanzitutto, la nostra, la nostra musica, la musica che noi proporremo domenica sera spazierà da quelli che sono i brani della liturgia che la liturgia ci offre nel periodo di Natale a quelli che poi sono i classici natalizi. Spazieremo un po' da quella che è la cultura americana, quella sudamericana e a quelli che poi sono i brani della nostra tradizione natalizia, ricordando poi Sant'Alfonso Maria dei Riguori che... Per me è un santo fondamentalissimo per il Natale, perché è colui che ha dato un contributo importante al Natale, scrivendo melodie importantissime, come ad esempio. oppure. Queste melodie sono state scritte proprio da lui e ricordiamo che Sant'Alfonso è stato anche qui, in Chiesa Madre, a predicare ed è importante per noi ricordarlo nel, nel nostro concerto di Natale come facciamo ogni anno. Poi il concerto ha una storia un po', un po particolare, nato anche così per caso, per, per gioco. Era um, l'anno 2011 quando... Uh, noi, Coro San Marco, ci preparavamo a, a festeggiare quello che era il nostro decennale di fondazione del coro. E lì, un po' così per caso, per gioco, nasce, è nata quest'idea di eh, festeggiare questa ricorrenza in modo un po' particolare, un po' diversa dal solito, dai soliti concerti che facevamo ogni anno. E allora con un po' di amici ho messo su questo... All'epoca, questo piccolo quintetto d'archi che poi si è evoluto in, in un'orchestra vera e propria. Ogni anno eh, questo progetto è andato sempre allargandosi, no? arrivando poi effettivamente negli ultimi due anni a un'orchestra un di quasi 30 elementi. Quindi orchestra e coro insieme 30, di 30 elementi? Ora orchestra, siamo quasi sui 40 45. Ah. Sulle 45. Ok, quindi siamo, siamo ben oltre, quasi sulla cinquantina. Quindi possiamo dire che siamo a 7 anni dalla fondazione del curo e dell'orchestra, e a 17 anni dalla fondazione del curo vero e proprio. Quindi c'è stata questa celebrazione che avete voluto fare con questo gioco così del, della creazione di questo coro. Ne approfitto per chiedere a Peppino un po' quali sono state, ormai la sua esperienza pluriennale all'interno del Curo. Ha, è stato ha assistito. E appunto ha assistito a questa evoluzione, ne approfitto per chiedere le sue impressioni. Eh, le impressioni sono quelle di un membro del coro che ha visto un'evoluzione proprio totale del, del tutto, diciamo. Prima cantavamo in chiesa per il piacere di cantare in chiesa perché ognuno di noi ha una storia propria che viene molto da lontano, a me personalmente. Io ricordo che canto dall'età di 12-13 anni, che qui facevo parte dell'azione cattolica, quindi me la porto dietro ancora oggi che siamo arrivati ad un'età abbastanza avanti con, con gli anni. Però è un piacere ancora farlo perché grazie all'aiuto di, di Giuseppe ed altre persone che sono passate durante questi anni ci hanno dato la possibilità di conoscere... Alcuni metodi di insegnamento per quanto riguarda la lettura degli spartiti, perché io personalmente di musica non conosco niente, con il loro aiuto siamo riusciti io, per, io e, e tutti quanti gli altri ad arrivare ad un, diciamo, ad un punto abbastanza. a un livello abbastanza insomma, così elevato. No, certo. Quindi ci... Ci sono stati, hai imparato dei rudimenti, eccetera. C'è stata un'evoluzione anche tecnica. Un, un grazie personale a Giuseppe per, per questo che ha comportato per ognuno di noi. Ok, grazie. La parola è doveroso darla anche al parroco, che è il padrone un po' di casa della, della chiesa matrice di Lioniro, don Giuseppe Cacosso. Allora io invito tutti coloro che vogliono ascoltare la buona musica, eh. a partecipare a questo concerto domenica sera, 30 dicembre, alle ore 19 qui in Chiesa Madre a Rionero. Venite perché la musica eleva lo spirito e ci unisce anche a Dio. Ecco, vedete, eh, in questo tempo natalizio ci sono diversi concerti tenuti dai bambini, dai giovani, da adulti, eccetera, perché... Il canto in questo tempo natalizio ci rimanda un po' a quel canto degli angeli che durante la Notte Santa hanno lodato il Signore, hanno lodato la gloria di Dio davanti alla grotta di Betlemme. E la musica sacra, il canto sacro, ci invita a lodare il Signore, ad esprimere attraverso il giubilo e il canto il sentimento di lode al Signore. Ecco, perché. Tutto ciò che fa parte della bellezza nell'arte e la musica è una parte dell'arte ci avvicina alla somma bellezza che è Dio. E allora vi aspettiamo per ascoltare questo bel concerto di Natale del nostro coro e dell'orchestra San Marco. Non vi resta quindi che partecipare numerosi, sarà quindi un'espressione quasi catartica, quindi non sarà solamente un momento di gaudio, di festa e di svago, ma anche e soprattutto un momento di riflessione interiore.